di avervi e vi ringrazio per essere qui così numerosi in questa sala. Noi, nel momento in cui l'amico Lucio Lussi ha prospettato la possibilità di avere delle giornate del giornalismo nel nostro comune, ci siamo subito dichiarati disponibili. Quindi ringraziamo Lucio e ringraziamo tutti voi per aver aderito a questo invito e a questa possibilità. Come voi tutti sapete, noi ogni anno celebriamo il premio giornalistico Maurizio Rampino, che è ormai alla 8ª edizione, quindi speriamo di continuare sempre come e meglio sinora è stato fatto. Io auguro a tutti voi buon lavoro, vi porto anche il saluto del nostro sindaco, il quale purtroppo oggi era impegnato, non è potuto essere presente. Non parlo ancora perché è bene che facciate le vostre cose. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Devo solo presentare il dottor Paolo Bragalini, che è un giornalista del giornale e che si interessa di politica nel suo giornale. Vabbè, forse ce l'abbiamo fatta, forse. Buonasera, grazie. Possiamo anche dire ciao, credo, perché siamo tutti colleghi. E per questa attesa forse l'ordine raddoppierà i crediti formativi, adesso ci informiamo. Allora, io faccio l'inviato di politica al giornale. Prima ho lavorato a Sky, in Rai, a Mediaset, in diverse testate, insomma. Recentemente ho scritto un'inchiesta sulla burocrazia in Italia, sul potere dei burocrati nei ministeri, nella ragioneria dello Stato, i funzionari dell'alta burocrazia e quanto contano più dei politici. Si chiama La Repubblica dei Mandarini, questa inchiesta per Marsilio, e ha a che fare un po' con quello di cui parliamo oggi, nel senso, il titolo, vedete, questo è dal giornalismo 2.0 al giornalismo 3.0, insomma dal giornalismo come è cambiato e come sta cambiando con i nuovi mezzi che i nostri padri, diciamo, professionali non avevano. Ma gli steccati burocratici, che nonostante questi mezzi ci sono e in qualche modo diventano anche più potenti con le nuove tecnologie, domande, eccetera. Poi dopo, se il ritardo non ci ha impedito di avere tempo dopo, ne parliamo. Allora, il primo tema è cosa prevede la legge in Italia sull'accesso all'informazione, no? Noi facciamo i giornalisti, anche i non giornalisti ovviamente hanno diritto di chiedere a una pubblica amministrazione i documenti, la delibera. Sapere come spendono i soldi, non so, l'ASL, però diciamo la legge in Italia, la legge di riferimento è questa del 241 del 90, cioè prima della rivoluzione digitale, prima di tutto, quindi siamo alla preistoria rispetto alle nuove tecnologie nel 90, eppure rimane questa la base dell'attuale regolamentazione dell'accesso all'informazione. Che cosa stabilisce questa legge del 90? Definisce il diritto all'accesso come il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copie dei documenti, quindi bisogna essere interessati, bisogna avere un motivo preciso, un interesse personale per fare una domanda di questo tipo alla pubblica amministrazione, soggetti privati che abbiano interesse diretto, concreto e attuale. Questo è importante, poi lo vediamo subito dopo perché. E dopo questa legge stabilisce che le richieste di accesso mirate a un controllo generalizzato di quello che fa la burocrazia, di quello che fa lo Stato, non sono considerate ammissibili. Le istituzioni devono rispondere alle richieste entro 30 giorni, ma possono anche sottrarre l'accesso a informazioni relative a sicurezza, difesa nazionale, relazioni internazionali, eccetera. Quindi hanno molto margine le amministrazioni pubbliche per dirti no, questo documento che ci hai chiesto non te lo diamo. A partire dal 2009, ovviamente dal 90 ci sono state le nuove leggi, qui ne numero un po'.
Sono stati introdotti alcuni principi come la divulgazione delle informazioni sulla pubblica amministrazione, la trasparenza in formato digitale. Se voi andate sul sito, non so, di un ministero, c'è sempre un'area, deve esserci per legge appunto, un'area trasparenza in cui vi dicono chi sono i dirigenti, quanto prendono, che curriculum hanno, eccetera. Però, diciamo, fondamentalmente l'impianto del rapporto fra informazione e pubblica amministrazione e burocrazia è rimasto quello del 90 e manca quello che in altri paesi si chiama il Freedom of Information Act, cioè proprio un impianto di leggi che garantisce la libertà di accesso all'informazione. Per esempio negli Stati Uniti c'è, in Gran Bretagna c'è, è stato promesso, indovinate da chi? Da Renzi, è una delle varie promesse che ha fatto Renzi, prima durante le primarie e poi addirittura nel discorso di insediamento del governo, nel discorso alla Camera di Renzi appena nominato Premier, disse che una delle cose urgenti da fare era il Freedom of Information Act, per cui fare in modo che non è il cittadino che deve spiegare allo Stato per quale motivo vuole sapere qualcosa, ma è semmai lo Stato che deve spiegare come mai non dà quell'informazione al cittadino. Quindi un criterio di trasparenza dello Stato di fronte ai cittadini, contribuenti e anche giornalisti ovviamente. Però ovviamente non c'è traccia di questo Freedom of Information Act. Anzi, un'associazione si chiama Agorà Digitale, che monitora la trasparenza delle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, comuni, ASL, agenzie del territorio, eccetera, fa una mappa, aggiorna costantemente una mappa per far vedere qual è l'esito di tutta questa regolamentazione, è questo qui. E questo ovviamente vale anche per i giornalisti, ovviamente noi abbiamo qualche mezzo in più, nel senso che nel mio lavoro capita che se ho bisogno di un'informazione, non so, sul Ministero delle Finanze, ho le mie fonti, diciamo, ho un funzionario che mi conosce, ho magari un sottosegretario che mi conosce, e quindi ho un canale privilegiato, ma non è un canale ufficiale, cioè ti danno delle informazioni ai giornalisti in via confidenziale, ma non c'è nessuna regola che dice che ce le devono dare, e se c'è le amministrazioni pubbliche non la seguono. Per di più, come dicevamo prima, è vietato per legge un controllo, diciamo, generico su quello che fanno le amministrazioni pubbliche. E questo ha riguardato proprio una collega, una cosa molto recente questa, cioè partita dal 2009. Questa collega ha fatto una serie di inchieste sul terremoto dell'Aquila nel 2009, sulle responsabilità di alcune autorità locali. Insomma, è stata querelata dal prefetto. Il prefetto l'ha querelata nel 2009 e lì è partito il processo per diffamazione. La collega, per difendersi, ha chiesto l'accesso a una serie di atti delle pubbliche amministrazioni di cui parlava, per dimostrare che quello che diceva era fondato. Ha provato a fare la richiesta alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che è un organismo di Palazzo Chigi, diciamo, che sovrintende a queste richieste di accesso agli atti, anche se sono ad enti locali, si può fare alla Presidenza del Consiglio, e rigetta la domanda della collega: questi documenti non te li diamo. La collega fa ricorso al TAR, che dà parzialmente ragione alla collega su alcune cose motivate, ha diritto ad avere quelle informazioni. Le amministrazioni coinvolte impugnano quella sentenza, che arriva al Consiglio di Stato, che adesso, 22 settembre 2014, respinge, boccia tutte le richieste della collega, perché dice questa sentenza del 22 settembre 2014, un giornalista non può esercitare un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione, perché per il collegio del Consiglio di Stato questo equivale a introdurre una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Questa è una sentenza del Consiglio di Stato. Quindi il giornalista che vuole sapere più del dovuto rispetto al poco, diciamo, che lo Stato considera dovuto, fa una illecita controllo popolare su quello che fa lo Stato. Ecco, questa è una sentenza del Consiglio di Stato, quindi massimo organo amministrativo,
Che quindi dice chiaramente che i giornalisti non possono pretendere di sapere quello che fanno le amministrazioni pubbliche, tantomeno un cittadino normale, no? Quindi un giornalista ha oggettivamente dei limiti in Italia ad accedere alle informazioni. Poi ovviamente noi, come dicevo prima, quando abbiamo bisogno di un atto ufficiale, abbiamo bisogno di sapere cosa sta facendo il governo, che cosa sta facendo il Ministero delle Finanze, se c'è una bozza, non so, di decreto di programmazione finanziaria che contiene delle nuove tasse, ecco, noi non è che facciamo la richiesta, noi, insomma, voi che fate lo stesso mestiere, non è che facciamo la richiesta ufficiale al Ministero, perché sappiamo prima che passano 6 mesi e tu magari fai un quotidiano, quindi avresti bisogno un po' prima, e poi perché direbbero di no, e quindi chiamiamo appunto le nostre fonti. Quindi i giornalisti spesso usano canali al limite del lecito, i colleghi di giudiziaria spesso oggettivamente fanno degli illeciti. Ve leggevo oggi su un giornale qui che c'è una collega che è sotto processo perché aveva rivelato un interrogatorio di Tarantini quando era ancora coperto, perché ovviamente ha le sue fonti, immagino, o gli avvocati o spesso dei PM. Quindi il giornalista rivela delle cose che o la pubblica amministrazione non vuole che si sappiano, o addirittura non si può pubblicare. Quindi il rapporto fra informazione e Stato in Italia è un rapporto, diciamo, abbastanza conflittuale, come dimostra questa sentenza. Ecco, noi, diciamo, sono almeno 15 anni che diciamo, ma con Internet cambia tutto, no? La rivoluzione di Internet, i siti, metteremo tutto online, ci saranno tutte le cose con un click. Sono andato a vedermi la prima volta che lo Stato italiano ha fatto un provvedimento annunciato poi con questi slogan, no? Tutto basta code agli sportelli, basterà un click, una mail per avere le informazioni. Ecco, era il 93. Questa legge era Bassanini, allora il ministro della funzione pubblica, questa mi pare si chiamasse Italia Digitale, una cosa del genere. Sono andato a vedere, appunto, 93, mi sono ricordato tutti i poi successivi provvedimenti, Italia Semplice, Italia Digitale, Italia Tutto con un click, eccetera, di tutti i vari governi che hanno fatto, ma abbiamo visto che la situazione, pur avendo Internet rivoluzionato il mondo e tutto quanto, ma in Italia di rivoluzione digitale, diciamo, nella informazione, come appunto accesso a informazioni importanti che l'opinione pubblica dovrebbe avere, che su cose che fa lo Stato, su come spende i soldi lo Stato, ecco, di rivoluzione digitale ancora non ce n'è. Addirittura un'indagine Eurostat fa vedere che l'Italia, nell'interazione fra cittadini e pubblica amministrazione, è penultima in Europa. Se ne parla da 20 anni, appunto, ma gli uffici pubblici, composti da personale spesso anziano, scarsamente qualificato, poco incline a tecnologia, più la vecchia carta e fotocopia, restano fermi alla metà del Novecento. Solo l'8% di italiani dichiarano di aver usato Internet per ottenere un ufficio, un documento da un ufficio pubblico. Andiamo meglio della Romania, ma siamo dietro la Polonia, siamo dietro la Slovenia, siamo dietro la Bulgaria, la Lettonia, l'Ungheria. Non parliamo della Danimarca, dove addirittura 64 persone su 100 non vanno negli uffici pubblici, ma fanno tutto online, veramente. Noi invece preferiamo appunto la vecchia cara coda allo sportello. Ovviamente questo poi è uno dei temi di cui mi occupo nel libro, questa complicazione burocratica e questa oscurità, al contrario della trasparenza sbandierata da 1000 annunci dei vari governi, ha dei costi spaventosi. Confartigianato ha dimostrato che il tasso di crescita dell'economia si misura proprio in rapporto al tempo, alla perdita di tempo che hanno i cittadini, alle aziende ovviamente. Anche le perdite di tempo rappresentano una diseconomia grave per un paese a bassa crescita come l'Italia degli ultimi anni.
In particolare le code degli sportelli si sommano ai costi e ai tempi della burocrazia, allargando di dismisura la distanza tra cittadini, imprese e la pubblica amministrazione erogatrice di servizi. In media addirittura c'è questa statistica che pubblicò Repubblica, si passerebbero in media 400 ore l'anno in fila, magari non solo in fila fisica, anche ad aspettare un ritardo delle poste o una pratica che doveva avere una scadenza invece si allunga. E secondo l'Istat nel 2002 il più difficoltoso è il rapporto con la sanità. Solo il 16% dei cittadini ha fatto all'ASL una fila di meno di 10 minuti, mentre oltre la metà ha dovuto farne una superiore ai 20. Poi ci sono gli uffici postali, nel caso di una spedizione non raccomandata, il 22% dice che ha atteso meno di 10 minuti in coda per farla, il 37,5% invece fino a 20 e addirittura il 38% oltre i 20 minuti. E qui torniamo un po' al discorso che dicevamo prima, cioè quello che ha a che fare, l'aspetto della burocrazia che ha a che fare col rapporto cittadini e Stato, che dovrebbe essere un rapporto quasi alla pari, almeno nello scambio di informazioni, invece in Italia non lo è affatto. La Kroll Advisor, che fa da advisor, da consulente per grossi investitori internazionali che devono mettere i loro soldi in Italia, che vogliono prima capire se vale la pena e quindi si affidano a questi consulenti, gli dicono: guarda, qui se ti fa causa uno ci metti 15 anni, le tasse sono al 48%, poi ci sono l'IRAP che gli altri paesi non conoscono, insomma, gli fanno da consulenze. E uno degli aspetti che questa Kroll segnala agli investitori internazionali sull'Italia è che appunto la poca trasparenza nelle informazioni, la simmetria nel livello e nella facilità d'accesso consentita allo Stato e ai suoi organi amministrativi rispetto ai cittadini normali. Cioè lo Stato, soprattutto con l'inasprimento dei poteri dell'Agenzia delle Entrate dal 2011 in poi, lo Stato sa veramente tutto di noi, sa che cosa abbiamo comprato, se uno ha la carta di credito sa se c'ha il gatto in casa perché con la carta compra il cibo per il gatto, sa quante vacanze facciamo e quindi presume quanto guadagniamo, eccetera. Quindi lo Stato sa tutto di noi, ma noi non sappiamo niente dello Stato. C'è un aspetto anche sociologico in questo. Leggevo appunto, qui riporto qualche dato, un'inchiesta che ha fatto Forum PA, che è un convegno annuale sulla pubblica amministrazione italiana, e hanno fatto vedere che il problema della pubblica amministrazione italiana non è tanto l'età, non è tanto la quantità, il numero di dipendenti pubblici, che secondo questo studio sarebbero in linea con gli altri paesi europei, ma è come è composta. Cioè noi abbiamo una pubblica amministrazione molto anziana. In Francia quasi il 6% degli occupati nella pubblica amministrazione ha meno di 25 anni e oltre il 38% ha meno di 35. Molti sono i giovani che accedono alla pubblica amministrazione dopo aver terminato gli studi, perché è un ambito considerato anche prestigioso. E i dati sono simili per la Gran Bretagna. In Italia invece i lavoratori del pubblico impiego sotto i 35 anni sono solo il 10%, quelli sotto i 25 addirittura l'1,3, mentre il 44,1% ha più di 50 anni. Anche la formazione dei dipendenti pubblici italiani è più bassa rispetto a quella del resto d'Europa, ha la laurea solo il 34%, poco più di quelli che hanno solo la licenza media, invece in Gran Bretagna è laureato la maggioranza degli impiegati pubblici. Questo potrebbe spiegare, secondo questo studio, anche la tendenza della pubblica amministrazione a ragionare come se fosse nell'Ottocento, cioè capita a tutti di andare in una pubblica amministrazione che ti chiedono la copia a mano di un documento, quando va bene ti chiedono il fax, la mail, con la mail si possono fare poche cose. Forse anche, spiega questa ricerca, l'età della nostra classe burocratica spiega questa bassa capacità di innovare della pubblica amministrazione, proprio perché c'è personale addestrato e abituato a mezzi vecchi. E anche qui ovviamente c'è una legge che dice il contrario, cioè a partire dal 2011
Una legge ha previsto che l'amministrazione pubblica dovessero fornire originali i propri documenti con strumenti informatici, abbandonando cioè la carta. Ovviamente la maggioranza delle PA sono inadempienti e continuano a usare le raccomandate come strumento della trasmissione di atti ufficiali, e questo ha un costo anche enorme. Cioè, in un'indagine del 2005 ogni lettera costa alla pubblica amministrazione 20 euro contro i 2 euro di un'email, di costo, diciamo, non dell'email, ma diciamo costo aziendale dell'email, quindi 10 volte tanto. Eppure continua a essere la carta lo strumento principale, e questo, diciamo, per chi poi fa giornalista e chiede e ha bisogno di interagire con la pubblica amministrazione, con lo Stato in modo rapido, sappiamo tutti, insomma, che problema crea, enorme. A me capita spesso, quando hai bisogno di una cosa, non so, il venerdì, e chiami, non so, un sportello pubblico, un dirigente, eccetera, e dici, me lo mandi subito, e lui ti risponde, sì, allora, appena rientro lunedì te lo mando. E tu dici, ma faremmo un quotidiano, che mi servirebbe. Quindi, diciamo, c'è questa mentalità che, se l'informazione anche diventa tecnologica, con uno Stato invece che è fermo a 50 anni fa, diventa difficile poi rendere noto all'opinione pubblica quello che fa lo Stato. A questo si aggiunge la lentezza spaventosa di Internet in Italia. Stiamo peggiorando sempre. Abbiamo 8,5 megabyte scaricabili attraverso Internet, siamo ultimo tra i paesi del G8, il Canada è davanti a noi, ma ha il triplo di velocità, penultimi tra gli europei davanti alla Croazia e ultimi tra i 34 paesi dell'OCSE. Ovviamente lontanissimi dai paesi avanzati, che non a caso sono i paesi in cui magari l'informazione è più trasparente, vabbè, lasciamo perdere Hong Kong, e dove lo Stato è più efficiente, perché le cose sono molto collegate. E qui ci sono un po' di orrori, diciamo, burocratici, incontrati, raccontati e pubblicati, che fanno capire, in modo anche comico, un po' come ragiona la pubblica amministrazione. E questa amministrazione pubblica, tutto ovviamente, c'è un settore del sito che dice pratiche online, poi tu vai a vedere e l'iscrizione online a questo registro si può fare andando nell'ufficio del comune, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, quindi si fa online però lì al comune. Questo addirittura è il sistema informatico dei pagamenti della pubblica amministrazione, il sito chiude alle 18. Cioè, non si è mai visto il sito, cioè, tirano giù la saracinesca alle 18 e vanno a casa, il sito non è più attivo, il sito dei pagamenti informatici. Questo è un altro sportello online, tra virgolette. Ecco, si comunica che il servizio di richieste online è attivo dalle 9 del lunedì alle 16 del venerdì ed è sospeso dalle ore 16 di venerdì 8 agosto alle 9 del lunedì 25 agosto. Quindi anche questo online, con la mentalità di un negozio, di un salumiere. Questo è il comune di Ferentino. Tutto online anche qua, puoi scaricare download in PDF, apri il download. Per questo download devi andare all'ufficio della segreteria e te lo stampano. Ecco, poi c'è questo invece, che è una cosa recente: la città di Saronno chiede l'autocertificazione della morte al defunto. Quindi si può comodamente certificare al comune il defunto. L'aspetto che c'è dietro tutta questa follia burocratica, che in parte nel libro racconto, di cui si è occupata la stampa, Gian Antonio Stella, a lungo sul Corriere, da anni, insomma, però non sembra cambiare molto, sta nella quantità pazzesca di leggi che si contano in Italia. Scriveva Michele Ainis in un editoriale sul Corriere della Sera qualche mese fa: l'Italia delle troppe leggi è un paese senza legge. Perché nel diritto, così come nella vita, dal pieno nasce un vuoto. Quindi troppe leggi, anarchia. Cioè un paese che ha leggi su tutto, ma in cui non ci sono regole, l'Italia. In Italia c'è una legge per ogni dettaglio dello scibile umano. Ci sono leggi sui tosa erba, leggi sulle camicie da notte, sulle galline, sui pedaggi stradali dei camionisti,
Il virus legificatore, come è stato chiamato da alcuni costituzionalisti, non risparmia i prosciutti. Sono tre leggi sul San Daniele, una del 70, una del 90 e una del 99. Una legge sul pignoramento dei prosciutti, perché è specificato che si provvede con l'apposizione sulla coscia di uno speciale contrassegno indelebile, una legge fatta apposta sul pignoramento dei prosciutti San Daniele. Le leggi sono pessime, scritte male, contraddittorie e inutili. Se nel 62 le 437 leggi decise in Parlamento sviluppavano 2 milioni di caratteri, nel 2012 sono state meno, quindi abbiamo fatto meno leggi, ma i caratteri sono diventati 2,6 milioni, quindi facciamo meno leggi, ma sempre più complicate. Se si guarda le quattro legislature dal 96 al 2013, si può calcolare la diminuzione della produzione normativa da quasi una legge ogni 2 giorni a una legge ogni 5 giorni. Sono meno, ma contengono di tutto e la lievitazione si vede nei commi. E con qualche approssimazione, a un terzo dei provvedimenti corrisponde il triplo dei commi in cui si articolano i decreti legge, scrivono i tecnici della Camera. La finanziaria del 97, per esempio, è strutturata in 3 articoli, composti di 267, 224 e 17 commi. La finanziaria del 2011 invece arriva a 1360 commi al termine del procedimento di conversione. La selva delle leggi è l'habitat ideale della burocrate parassita. La premessa per l'impotenza civile del cittadino comune e per l'impotenza anche del giornalista, ovviamente, nel fare informazione, sapere le cose, ed è anche l'habitat ideale per la corruzione, perché l'accesso di norme e di adempimenti burocratici nel nostro paese ha consentito l'insorgere di fenomeni corruttivi favoriti da chi, avendo parte nel procedimento, cioè tutte quelle persone che hanno un piccolo, anche piccolo potere in una procedura di dire: questo documento te lo do se mi dai 500, una bustarella. Avendo moltiplicato tutti questi passaggi, quindi tutti questi piccoli poteri, si moltiplica anche la possibilità di corrompere, cosa che infatti in Italia avviene, più per la piccola corruzione sommata di tutta questa piccola corruzione che per i grandi casi che pure ci sono, ma questa complessità burocratica, dice il Presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squittieri, che ha moltiplicato anche le occasioni di corruzione. Ma quante sono le leggi? Nessuno sa bene quante siano queste leggi. Sabino Cassese ne contò addirittura 150.000 qualche anno fa. Sono 150.000 invece secondo Bassanini, ex ministro, 37.000 invece secondo un servizio studi della Camera che ha fatto un dossier recente. E già queste differenze danno un'idea del fatto che non si riesca neanche a capire bene quante sono. Resta il fatto che la Francia ha poco più di 10.000 leggi, noi ne abbiamo, se va bene, 37.000, la Germania nemmeno di 9.000. E all'inflazione normativa sussistente, quindi nel nostro paese si accompagna la difficile lettura di non pochi testi normativi viziati dal gioco dei rinvii, delle successioni delle leggi nel tempo. Questo l'ha scritto anche qui la Corte dei Conti, evidenziando questa connessione fra caos legislativo, corruzione e difficoltà nel controllo dei cittadini e dei giornalisti che dovrebbero fare appunto questo controllo prima dei cittadini e rendere questo servizio ai cittadini. Ogni livello della pubblica amministrazione butta fuori delle leggi, perché non è solo lo Stato. Guardate soltanto le regioni quante leggi e regolamenti fanno, poi ci sono i regolamenti comunali, ci sono le leggi delle authorities, ci sono leggi per ogni tipo di ente. Il codice civile di Napoleone era formato da 100.000 parole, la Costituzione americana da 7.700, 10 comandamenti da 279 parole, le leggi finanziarie italiane, cioè le leggi più importanti, quelle che decidono come si spendono i soldi, sforano le 300.000 parole. Addirittura ci sono viene certificato nelle gazzette ufficiali anche le cose più incredibili. Questo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, il signor Bono Paolo, questo è un episodio che racconta Gian Antonio Stella, il signor Bono Paolo, nato a Palermo il 16 marzo 1957, residenza a Gangi, è autorizzato all'allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di una coppia di fauna selvatica autoctona della specie cardellino, Carduelis carduelis, così come tra l'altro riportato dalla sopra citata relazione di sopralluogo della ripartizione faunistica venatoria di Messina. Quindi è uscita una squadra che ha fatto il sopralluogo a casa del signor Bono Paolo per vedere se poteva tenere due cardellini a casa sua.
E poi ovviamente la Gazzetta Ufficiale ha notificato questa fondamentale autorizzazione. Figurati se c'è una nota nella Gazzetta Ufficiale sugli uccellini che ha accaduto quel signore, figuriamoci le finanziarie. Questo è un pezzo preso a caso dall'ultima finanziaria, con cui poi noi dobbiamo fare i conti, perché quando viene approvata la finanziaria, noi poi i giornalisti si trovano davanti a queste cose qua. Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui l'articolo 13,11 secondo periodo del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 eccetera, un delirio pazzesco, e questo è un pezzettino della finanziaria che è fatta tutta così, è assolutamente incomprensibile. Cioè quando si parla anche di open government, no? Cioè di pubblicare tutto, ma anche se si pubblica questo, ma chi ci capisce niente? Cioè, neanche un giornalista finanziario, economico che ha seguito tutto l'anno questo, cioè tu devi chiamare, dicevamo come prima, devi chiamare il presidente della commissione di bilancio, no? O il deputato che tu conosci e che te la traduce, perché se no un cittadino legge questa cosa, magari questa cosa contiene la tassa che pagherà poi il mese dopo, però non ci capisce niente da qui, quindi non sa che cosa sta facendo lo Stato con i suoi soldi. Ovviamente il linguaggio è la barriera, no? Con cui la burocrazia, perché poi quelle leggi lì non le scrivono i deputati, le scrive la burocrazia parlamentare, cioè sono i consiglieri parlamentari, quei famosi funzionari che adesso stanno facendo la guerra contro il tetto che si sta tentando di mettere dopo una serie anche di, voglio dire, inchieste giornalistiche, perché anche i giornali ogni tanto fanno delle cose utili. Noi abbiamo pubblicato un sacco di pezzi sui stipendi pazzeschi che hanno i dipendenti di Camera e Senato, soprattutto appunto i consiglieri parlamentari, che entrano con il primo stipendio sono 5.000 euro e finiscono con 300, più di 300.000 euro. E sono quelli poi che scrivono le leggi così, sono la burocrazia che ha un potere enorme sui deputati, perché un deputato non è in grado di scrivere, cioè raramente i deputati sono in grado di scrivere un disegno di legge, tantomeno una finanziaria, sono questi uffici legislativi fatti da questi funzionari che li fanno questo lavoro, e quindi il documento che viene fuori è un documento scritto con la testa di un burocrate. Il linguaggio della burocrazia è una cosa che viene studiata anche questa da tempo, no? Perché è la barriera all'accesso all'informazione, cioè se io non te la do l'informazione, ma se proprio te la devo dare, che non posso non dartela, te la do in modo che non ci capisci niente. Questo è un imprenditore, che una cosa che racconto nel libro, che un imprenditore è un amico mio, mi ha chiamato e mi ha detto ti devo far vedere per forza questa cosa, aveva scritto che ha un ristorante che confina col Parco Lambro e col fiume Lambro a Milano, e ha scritto all'agenzia interregionale per il fiume Po, per capire, siccome stavano facendo una scuola di golf, per capire se questa scuola arrivava vicino al ristorante suo, no? Lui gli ha detto, ma dove la costruite questa zona? È vicina o no al Lambro che costeggia il mio ristorante? La risposta di una burocrazia che, diciamo, al servizio dei cittadini dovrebbe essere chiara, no, la costruiamo lontano, la costruiamo a 20 metri, eccetera. Questa qua invece è la risposta che è arrivata da questo ARPO. Con riferimento all'oggetto, i funzionari di questo ufficio, non di quell'altro, di questo ufficio, hanno esperito sopralluogo da cui si è evinto che il limite di proprietà della costruenda scuola golf verso il fiume Lambro è stato delimitato con un rilevato in terra a sezione trapezoidale la cui sommità è più alta di quella del soprassoglio arginale in fregio al corso d'acqua. Chiarissimo, no? Quindi dice, vabbè, stai tranquillo. Il suddetto soprassoglio arginale delimita secondo il PAE vigente la fascia B, eccetera. Poi bellissimo il finale. E lo scrivente ufficio a disposizione delle informazioni. Sono difficilissime da reperire. Credo che pochissimi italiani vadano a vedersi i resoconti di una seduta o a vedere come le dichiarazioni di voto su un progetto di legge, perché devi andare a cercare, è difficile. Ma soprattutto ci sono solo quelle dell'aula, le commissioni invece non ci sono. Eppure le commissioni, il lavoro delle commissioni è quello più importante. Le cose che arrivano all'aula sono quelle fatte prima dalle commissioni.
guardate le sedute, il numero di sedute delle commissioni rispetto a quelle dell'Aula alla Camera e al Senato, vedete l'importanza che hanno le varie commissioni rispetto al lavoro parlamentare nella sua totalità. Open Police ha fatto questa campagna Parlamento Casa di Vetro, mandando una mail ai deputati in questo caso, no, anche ai senatori. Gentili onorevoli, siamo felici di questa nuova legislatura, eccetera. Le scriviamo per richiamare la sua attenzione sul fatto che i lavori delle commissioni del Senato e della Camera, che di norme per regolamento, non sono pubblici. Non conosciamo chi prende parte alle riunioni, cioè non si sa chi c'è alle riunioni e chi non c'è. Le presenze non sono pubblicate, quindi si sa quanto un parlamentare è presente in aula, ma magari non c'è mai in commissione ed è spesso in aula e risulta uno molto presente, invece magari non c'è mai in commissione. Non si sa che cosa viene detto, i resoconti non sono solo riassunti sommari e soprattutto non conosciamo il dettaglio delle votazioni, chi ha votato a favore o contro una proposta di legge. Il cuore dell'attività legislativa del Parlamento è opaco e ciò non può che incrinare il rapporto di fiducia tra rappresentante e rappresentato. Porvi rimedio è un atto dovuto da realizzare il prima possibile in questa legislatura. Chiediamo quindi in queste mail il suo impegno concreto al singolo parlamentare per una riforma dei regolamenti che renda finalmente pubblico e accessibile ai cittadini il lavoro delle commissioni anche mediante l'introduzione del voto elettronico. Perché nelle commissioni si vota per alzata di mano, non per voto elettronico e quindi non c'è una traccia poi del loro voto. La risposta a queste mail: non aderisce la maggior parte dei deputati e la stragrande maggioranza dei senatori non aderisce o non risponde a queste mail, forse non ritenendola importante, insomma. Quindi questo sono un po' di problemi che ha il cosiddetto data journalism, no? Che siamo partiti dicendo del giornalismo 2.0 e 3.0, cioè del giornalismo che si fa con i tablet, con i nuovi mezzi, delle informazioni attraverso gli smartphone e quindi del pensionamento della carta come strumento e del cambiamento che le nuove piattaforme portano poi sulla produzione di notizie, sull'accesso alle informazioni e poi sulla conoscenza generale che l'opinione pubblica ha di quello che accade. E questo è il data journalism, cioè il giornalismo che cambia perché i dati sono molto più di quelli di prima, cioè le fonti di informazioni sono molto di più attraverso la rete. In Italia abbiamo visto che la cosa è un po' zoppicante. Invece è un filone in piena esplosione, soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. È un giornalismo che si basa sui dati, no? Quindi sulla verifica e sui fatti, che quindi rispecchia i vecchi crismi del giornalismo, quindi verifica, notizia, serietà del lavoro di verifica, eccetera, fatica anche, però si avvantaggia di software, come dicevamo prima, quell'elaborazione sui dati di come hanno votato due gruppi e il confronto fra le votazioni dei due gruppi, ci vuole un computer per farlo, se no non verrà mai fuori. E mette quindi in relazione masse di dati rese disponibili dalla digitalizzazione e prive di senso se non elaborate con degli strumenti avanzati. E negli Stati Uniti, appunto in Gran Bretagna, è una forma di giornalismo molto, cioè è già una forma di giornalismo diffusa. ProPublica, che è un sito, un giornale, non so come definirlo, insomma un sito che fa data journalism, ha fatto per esempio questa inchiesta che si chiama Dollar for Docs, con un software ha elaborato una miriade di dati su oltre 7.000 medici che hanno accettato compensi dalle aziende farmaceutiche. Anche qui magari un medico deve darlo questa informazione, però magari è nascosta. Se non c'è qualcuno che si occupa di mettere insieme questi dati, elaborarli e farne poi una notizia, quell'informazione lì, anche se accessibile, rimane in realtà sotterranea. E quindi col data journalism ProPublica
ha fatto vedere tutti i medici che negli Stati Uniti erano, diciamo, compromessi con delle aziende farmaceutiche avendo accettato dei compensi, cosa che anche qui in Italia, non si è ancora, a parte Open Policy, non accade. Ci sono dei piccoli esempi, per esempio Dati.Piemonte è un portale dove la regione del Piemonte mette dentro delibere, leggi, piani finanziari, bilancio, eccetera, ed è accessibile, appunto, è una banca dati su quello che fa la regione del Piemonte a disposizione dei cittadini. Open Data l'ha lanciato il comune di Udine. I radicali italiani, oltre ad Agora Digitale, hanno fatto questo, mi pare si chiamasse Wikicamera o Wikiparlamento, una cosa del genere. Tutte le consulenze del Parlamento, della Camera, è una battaglia che fecero i radicali, fece Rita Bernardini dei radicali, che mi raccontò quanto era stato difficile far pubblicare dalla Camera queste informazioni, anche perché la Camera si difende con, essendo un organo costituzionale, la Camera dice, la Camera non risponde per esempio alla Corte dei Conti perché non è una pubblica amministrazione, è un organo costituzionale, quindi si regola da sé, e quindi su molte cose la Camera ti dice di no, non te le dà, sulle, per esempio le informazioni su come spendono i soldi i gruppi parlamentari, o te li danno loro o la Camera non te li dà. Quindi i radicali hanno fatto questa cosa sul Parlamento ed erano venute fuori delle cose che poi sono diventate delle notizie, per esempio gli affitti che la Camera pagava ad una società di un palazzinaro romano che ha preso non so quanti centinaia di milioni di euro dal 94 ad oggi di affitti dalla Camera dei Deputati, e poi era un finanziatore anche dei partiti che via via governavano col presidente della Camera Montecitorio. Quindi tutti i dati che senza la pubblicazione e un'elaborazione di queste cose non verrebbero mai fuori, non perché i giornalisti non sono bravi, ma perché ci vogliono anche degli strumenti, appunto. Questo è Dati.Piemonte, potete andarvelo a vedere, e se qui mettete per esempio, non so, euro, vi dà dei file che contengono degli euro, possono essere bilancio della regione, disposizioni di spesa, eccetera. Quindi qualche cosina si muove in Italia, però molto poco. Tanto è vero che questa classifica sulla libertà di stampa che fa ogni anno a Reporter Senza Frontiere ci vede sempre messi abbastanza male. Ovviamente l'accessibilità delle informazioni, la trasparenza della pubblica amministrazione non è l'unico parametro, però è uno dei parametri. L'Italia, vedete, è 57esima per libertà di informazione, libertà di stampa nel mondo, dietro paesi, insomma, che dovrebbero essere dopo. Ecco. Se volete facciamo una pausa di 10 minuti. Sì? E poi partiamo con questo.